buonasera a tutti, benvenuti a questa prima serata autunnale del 2013. Non è che siamo spariti, c'è stato un po' un periodo di silenzio, abbastanza lungo da giugno fino a qualche giorno fa. In verità l'associazione ha continuato a operare, l'osservatorio che prima era costruendo oggi è quasi finito, contiamo di inaugurarlo nel mese di novembre. Quindi se seguite il sito avrete indicazioni precise sulle modalità con cui avverrà l'inaugurazione. La data prevista prima era il 9, adesso è diventato il 16. Ci sono una serie di contrattempi che ci hanno costretto a rinviare la data di inaugurazione. Comunque l'osservatorio è quasi pronto, la parte più difficile su cui eravamo anche noi preparati era la parte ovviamente legata alla realizzazione delle opere edilizie e alla realizzazione, alla posa in opera della stecola che abbiamo comprato in Gran Bretagna. Adesso c'è la parte elettrica che forse qualcosa di più, io almeno ci capisco e ci posso mettere le mani, e infine la parte che sarà anche più intrigante, quella della sposa in opera del telescopio. Questa è l'ultima cosa, perché finché non c'è l'impianto elettrico, finché non c'era la parte edile, finché non c'era la parte elettronica, non si può piazzare lo strumento vero e proprio. Quindi noi contiamo fra un mese di aprirlo ai soci, e poi alla cittadinanza. Pensavamo di fare la cerimonia di inaugurazione in due tempi: la prima parte è riservata ai soci e autorità, la seconda parte invece è riservata a tutte le persone che sono curiose di vedere che cosa siamo riusciti a realizzare. Basta, premessa fin troppo lunga. Perché mi diceva il nostro segretario che ha preparato circa 160 lucidi che voleva proiettare così molto velocemente, gli ho consigliato di portarne soltanto 100 per rallentare un pochettino. Dato che comunque anche 100 mi pare un numero cospicuo, si pensa di dividerlo in due parti. Gli appuntamenti prossimi dovremmo esserci io e Roberto Bracco a dicembre. Poi a gennaio dovrebbe esserci Valerio Bisotti con una prima lezione sulla relatività e poi a febbraio Roberto Porro con qualcosa dedicata alla volta, c'era una volta, celeste. Questo è tutto. Prego. Grazie. Buonasera. Adesso abbiamo spaventato, ma non è vero. Cioè sì, ci sono tante le positive. Andiamo con calma, vediamo dove riusciamo ad arrivare, perché la materia non è che sia particolarmente difficile. Io ho escluso tutta la parte che riguarda le formule, la trigonometria, perché poi oggi come oggi non è più il caso di sapere per forza queste formule, perché abbiamo i calcolatori che ci aiutano, sono già impostate, vengono calcolate. Però per cercare di dare un'idea di come per noi si muove la volta celeste e come ci siamo inventati un sistema di riferimento per riuscire a comunicare le posizioni su questa sfera immaginaria, ecco, questo obiettivo qua vorrei cercare di raggiungerlo. Quindi non vi spaventate, non ci saranno praticamente formule, quasi niente, e se avete dubbi userò anche lo stellarium per cercare di tramezzare con come se fosse un'uscita pratica in campo, dal campo è finito, però comunque dovrebbe dare un po' l'idea di quello che vi racconto. Bando alle ciance, inizierei. Il sommario è questo. Come dicevo, non è detto che riusciamo a sviluppare tutti i punti. I primi due sono molto rapidi. Uno riguarda i modi della Terra, giusto un richiamo, perché tutti li abbiamo visti prima o poi a scienza, a scuola, dalle elementari fino a dopo, si è sempre parlato di mondi della Terra. La seconda cosa è una cosa molto pratica e veloce, che è come si misura gli angoli in cielo in maniera molto approssimata, che va bene per chi
soprattutto per chi si avvicina, ma anche per chi ha bisogno di orientarsi momentaneamente, usare le mani per capire dove stanno le cose, come si misurano le distanze, è un bel trucco. Poi ci sarà il denso, che sono proprio i sistemi di coordinate, e vediamo quanto riusciremo a farne. E poi un corollario che è la misura del tempo, che secondo me è un liquidi che segue il concetto delle coordinate. Iniziamo con i moti della Terra. Vabbè, i moti della Terra classici che tutti penso conosciamo sono la rotazione e la rivoluzione. Ci sono anche moti, altri moti, che sono la precessione e la nutazione, più tutta una serie di moti secondari che non vale neanche la pena di dimensionare per il nostro obiettivo. Ci concentreremo in particolare sui primi due, un po' sul terzo, il quarto già lo cito giusto per dire che esiste, ma non ci servirà per quello che dobbiamo capire. La rotazione. La Terra, come sapete, ruota su se stessa. Il senso di rotazione viene detto diretto o antiorario, perché se io mi metto al polo nord e guardo la Terra gira in senso antiorario. Ok? Quindi teniamo come riferimento il nord, lo teniamo sempre in alto e quindi ruota in senso diretto, quindi antiorario. La precisione della rotazione terrestre è molto alta. Le stime danno un secondo ogni circa 25.000 anni, quindi è un gran bel orologio la Terra che ruota su se stessa. Si potrebbe usare come orologio, il problema è capire bene quando ha finito di fare una rotazione. Questa durata, vi anticipo già che non è 24 ore come magari tanti possono pensare, ma è un po' più breve, di circa 4 minuti. Poi vedremo il perché, questo sarà uno dei punti che mi auguro che alla fine della spiegazione vi siano un po' più chiari. Un'altra cosa che magari tutti non sanno è che la velocità di rotazione all'equatore della Terra è di 1670 km all'ora. Se uno divide la circonferenza della Terra, che sono circa 40.000 km, per le 24 ore che ci mette a compierla, per le 23 ore e 56, viene fuori quel numero lì. Quali sono gli effetti della rotazione? Beh, l'effetto che tutti conosciamo è il ciclo giorno-notte. Il fatto che la Terra ruoti su se stessa fa sì che noi, stando sulla Terra, vediamo il Sole che sorge, ci passa davanti e tramonta dall'altro posto. Il crepuscolo è il momento che divide il giorno dalla notte, e l'effetto, un altro effetto, è che noi abbiamo l'impressione che sia la volta celeste che ruoti apparentemente attorno a noi. Ora, io lo dico una volta, poi non lo ripeto più. A un certo punto mi metterò a dire ruota, si sposta, fa, noi vediamo, è ovvio che tutto è relativo, quindi intendo, per fare questi ragionamenti conviene tener conto che noi siamo fermi, visto che poi la sensazione che noi abbiamo guardando il cielo è che sia il cielo a ruotare attorno a noi. Quindi andando avanti dirò ruota, si sposta, e sarà tutto con licenza, perché ovviamente è molto più facile calcolare che sia il Sole, essere fermi i pianeti che gli ruotano intorno, ma per quello che serve a noi mi viene più comodo pensare che noi siamo fermi e sia la ruota celeste che ci ruota intorno. Vedrete poi perché. Fatta questa premessa, l'asse di rotazione, quindi quando qualcosa ruota si chiama asse di rotazione, quella retta attorno a cui si pensa, si vede ruotare l'oggetto. L'asse di rotazione intercetta la volta celeste in due punti che si chiamano polo nord e polo sud astronomico. Un altro effetto della rotazione è la culminazione degli astri. Io già chiamerei lo stellarium. Ecco. Freccina. Di adesso qua posso accelerare col tempo. Qua vedete, adesso io spiego un attimo l'atmosfera, allora lasciamo anche l'atmosfera. Vedete che il moto, questo moto apparente che a noi sembra venga stando fermi con i piedi sulla Terra che sta ruotando su se stessa, alla fine delle fini è questo, cioè vediamo degli astri che si alzano, quando arrivano a un certo punto, che vedremo poi come si chiama, che corrisponde al sud, raggiungono una massima altezza e poi cominciano a scendere dalla parte opposta e vanno a tramontare.
va bene? Questo è quello che si vede se il tempo andasse molto veloce. Il Sole non è nient'altro che uno di questi astri che sorge, raggiunge il suo punto di massima altezza a sud e tramonta verso ovest. Questo punto di massima altezza si chiama proprio la culminazione dell'astro. Quindi l'effetto della culminazione è uno degli effetti del fatto che la Terra stia ruotando su se stessa. Quindi noi vediamo gli astri che si alzano in cielo e culminano. Dipende anche dal fatto che noi siamo in una posizione sulla Terra più o meno 45 gradi, perché se io andassi al polo nord non vedrei culminare un bel niente, perché tutto il cielo mi ruoterebbe intorno. Okay? Però per latitudini, chiamiamole normali, avviene questo fenomeno di culminazione. La rivoluzione. Anche la rivoluzione avviene in senso diretto antiorario. Quindi, guardando dal nostro nord, se ci alziamo un po' su e pensiamo di vedere tutto il nostro sistema solare, a questo punto sì che vediamo un sole praticamente fermo e una serie di pianeti che ruota intorno, tutti in senso antiorario. Quindi anche la rotazione, la rivoluzione della Terra è in moto diretto, è in senso diretto. Avviene in circa 365,25 giorni minuti. Circa. Ho messo circa ovunque perché poi vedrete che man mano che andiamo avanti le cose si complicano sempre un po' di più e c'è sempre un qualcosina per cui quella misura non è proprio così, ma è un po' da raffinare. Quindi, che è quello che per noi è l'anno, quel punto 25 è quello che genera l'anno bisestile, ok? Quali sono gli effetti della rivoluzione? Vabbè, il ciclo delle stagioni, che dipende dal fatto, lo capiremo meglio più avanti, però mi sembra giusto citarlo, che l'inclinazione dell'asse di rotazione rispetto al piano orbitale non è a 90 gradi ma è inclinata, la stagionalità delle costellazioni, la cosiddetta stagionalità, quando parliamo di costellazioni estive, primaverili, eccetera, e un altro effetto è che se noi pensassimo di tenere ferma la volta celeste, stando più o meno dove è la Terra, però senza ruotare attorno alla Terra, non vedremo una volta celeste perfettamente immobile, ma man mano che passa il tempo vedremo che il Sole si sposta sulla volta celeste. Ok? Questo è un effetto della rivoluzione. E cioè, se io sto ruotando attorno a questo tavolo e penso di essere fermo, ho l'illusione che questo tavolo stia ruotando attorno a me. Ok? E questa cosa succede quando noi facciamo la nostra orbita di rivoluzione attorno al Sole, noi vediamo che il Sole ruota comunque attorno a noi come sistema di riferimento. L'effetto è che se noi facessimo l'orbita terrestre senza ruotare, insieme alla Terra, vedremo che il Sole compie una traiettoria lungo tutta la volta celeste, tornando poi allo stesso punto. Quindi io l'ho scritto come il Sole si sposta, si muove sulla volta celeste. Passiamo adesso all'altro moto, la precessione. Come dicevo prima, le cose continuano sempre a complicarsi. Quindi quest'asse di rotazione della Terra, che è inclinato rispetto al piano dell'orbita, non sta nemmeno fermo, ma fa l'effetto della trottola, la precessione. Quindi l'asse della Terra non è fermo rispetto alle stelle, ma ruota di moto orario. Io dico, però se io lancio una trottola, l'esperienza che noi abbiamo è che se la trottola gira in senso orario, dopo un po' quando comincia a perdere velocità inizia anche il suo moto di precessione, che è quel moto per cui sembra che sia magicamente imperniata sul suo punto e ruota con il centro di gravità proprio fuori, non si aspetterebbe, la trottola non cade ma comincia a ruotare su se stessa. Questo moto si chiama precessione. Perché invece la Terra, che ruota in senso antiorario, ha una precessione dell'asse in senso orario? Perché la trottola subisce la forza di gravità della Terra e quindi tenderebbe a cadere e quindi ha una precessione concorde con la sua rotazione. Invece il sistema che dà la precessione alla Terra tende a raddrizzare il suo asse e quindi, tendendo a raddrizzare, genera una precessione di moto contrario. Questo è il motivo per cui è tutto in senso antiorario, ma la precessione invece gira in senso orario. Questa è una parentesi. L'importante è sapere che c'è una precessione e il periodo di precessione non è neanche troppo breve, è di 25.800 anni, quindi circa. Quindi quando l'asse torna più o meno nella stessa posizione, ogni 25.800 anni.
poi vedremo che effetti ha. Eccoli qua. Quindi, un effetto è che il nostro polo nord-celeste, quindi quello che avevamo detto prima, il prolungamento dell'asse di rotazione della Terra e il punto dove buca la volta celeste, non è fermo nel tempo, ma si sposta negli anni. Quindi, la stella polare, quella che oggi noi chiamiamo stella polare, tra un po' di anni non lo sarà più. Ci saranno dei momenti in cui non avremo nessuna stella polare, cioè nessuna stella molto vicina al polo nord-celeste, ci saranno degli anni dove altre stelle diventeranno polari. Noi non li vedremo perché i tempi sono molto lunghi di questi fenomeni. Un altro effetto è che il punto vernale, poi vedremo che cos'è, questo è un piccolo anticipo, o punto gamma, si sposta anch'esso nel tempo. Quindi è un punto sulla volta celeste, poi vedremo a che cosa serve, e anche lui non sta fermo, ma man mano che passano gli anni si muove. Facciamo un ultimo moto a livello di citazione. La rotazione è un'ulteriore oscillazione dell'asse della Terra, però ha periodi principali, il periodo principale è di 8,6 anni, quindi l'effetto si compensa nel giro di 8 anni, quindi i suoi effetti non sono a lungo termine come quelli della precessione e la sua ampiezza principale è piccolissima, in gradi 17 secondi e 9 secondi, quindi è un modo abbastanza secondario che non citeremo più per quello che serve a noi, però è un modo che esiste. Ha poi periodi di ordine successivo sempre più piccoli, bisogna tenerne conto se si vogliono fare delle previsioni di eclissi solari, per cui non, questa approssimazione è già troppo scarsa, bisogna scendere giù a considerare termini sempre più piccoli e raffinati per poter prevedere con precisione il tempo e la zona in cui si verificheranno eclissi di sole. Però togliendo questi casi qua, la notazione non serve a tanto. Bene, la prima parte è conclusa. E se magari se ci sono domande o cose che non sono state chiare, possiamo interromperci un attimo. Ok, la seconda parte è questa, angoli in cielo, è molto semplice. Allora, che cos'è la sfera celeste? La sfera celeste è una sfera ideale che noi immaginiamo attorno alla Terra, su cui vediamo proiettata cui vediamo proiettati tutti gli astri. Noi la chiamiamo sfera celeste, in realtà questi astri sì che sono a distanze diverse da noi, ma trascurando questa distanza, per orientarsi su questa sfera ci bastano solo due numeri, anche se quello spazio è effettivamente tridimensionale, perché noi in questo momento non ci occupiamo della distanza degli astri. Quindi noi per capire le posizioni di questi oggetti usiamo solamente due numeri, proprio perché in uno spazio tridimensionale servirebbero tre coordinate, ma noi, trascurando un concetto che è la distanza, ci accontentiamo solo di due coordinate. Ecco, prima di tutto dobbiamo introdurre un concetto che si chiama il cerchio massimo. Il cerchio massimo, qua ci sono degli esempi, è l'intersezione data una sfera tra la sfera e il piano che passa per il centro della sfera. Qui c'è un esempio, questo è il centro della sfera, io metto un piano che taglia la sfera, quello che esce fuori è un cerchio massimo. Non tutti i cerchi sono massimi, questo qua è un cerchio che non è un cerchio massimo, perché il suo piano non passa nel centro della sfera, passa da un'altra parte. Un dettaglio è questo. Per chi camminasse come noi su una sfera senza fare delle curve, quindi camminare in maniera rettilinea, questa persona o questo aereo si muove su un cerchio massimo. Okay? Quindi è l'equivalente della retta su una superficie, su un mondo sferico. Prendiamo quello là. Qua di nuovo il concetto che non tutti i cerchi sono massimi. Ad esempio vedremo poi che c'è un cerchio massimo che è l'equatore celeste e un cerchio parallelo che però non taglia il centro della Terra, di cui piano non taglia il centro della Terra, è un cerchio minore, non è massimo. Quindi teniamo bene in mente che cos'è un cerchio massimo.
Se io prendo un'arancia e la taglio a sticchi, sono tutti cerchi massimi, ok? Se la taglio a fettine, invece no, solo uno cerchio massimo, gli altri non lo sono. Ecco, detto questo, teniamo conto che quello che vediamo adesso, quindi le misure degli angoli in cielo fatte con la mano e il braccio teso, ci fanno sempre misurare su un cerchio massimo. Quindi se io metto una mano in cielo e so che il palmo della mano è 20 gradi, io so che sto prendendo una distanza di 20 gradi su un certo cerchio massimo che passa tra i punti che io vedo attraverso il mio pollice e il mio mignolo. Quindi il dito mignolo fa un grado, particolo che l'indice fa un grado, sono misure approssimate. Però davanti alla mano, se io mi devo orientare e vedo che ci sono certi gradi tra una stella e l'altra, con questi trucchi con la mano in cielo posso tranquillamente orientarmi. Adesso non scrivete i dettagli, tanto queste cose qua poi le mettiamo su sì, cioè per svegliarmi. Questo è un esempio. Ad esempio, se io voglio misurare quanto è grande angolarmente l'orsa maggiore, metto una mano, metto tre dita, vedo che riesco a stare tra la stella estrema da un lato e la stella estrema dall'altro, 20 più 5, 25 gradi. Ok? Misure approssimate che però ci danno un'idea. Quindi se io so che la luna è circa mezzo grado, so che mettendo un dito la luna dovrei coprirla tutta. Mezzo, uno. Comunque la luna la copre con un dito. Quindi siamo sotto il grado. Stessa cosa vale per il sole. Questi angoli li possiamo esprimere o in gradi sessagesimali, quelli classici che insegnano a scuola, 360 gradi l'angolo giro, oppure possiamo esprimerli in ore o circa 24 ore, li abbiamo anche circa in ore, in 24 ore, quindi un giro completo possiamo pensare che sia fatto di 24 ore. Escono fuori queste equivalenze che sono anche facili. Un'ora calcolata come angolo di tempo equivale a 15 gradi, un minuto di orologio di tempo vale 15 minuti d'angolo, un secondo di orologio vale 15 secondi, quindi basta moltiplicare per 15 o dividere per 15. Quindi 360 diviso 15 fa 24. Un angolo 3 ore di tempo è un angolo di 45 gradi. Poi vedremo perché, uno dice, ma perché bisogna misurare gli angoli in ore? Ci saranno dei casi in cui è più comodo misurare gli angoli in ore. Ecco, adesso comincia la parte centrale. Allora, introduciamo il riferimento sferico. Vi ricordate che prima avevo detto che a noi, per determinare la posizione di un punto su una sfera, a noi bastano solo due numeri. Ecco, qua introduciamo questi due numeri. Come per tutti i sistemi di riferimento, bisogna scegliere delle linee di riferimento e un punto di riferimento, che sarà il nostro punto zero. Quindi su una sfera qualunque, noi ci scegliamo un cerchio massimo, e lo chiamiamo cerchio fondamentale, poi prendiamo un altro cerchio massimo che ne consideriamo solo una metà, perché se ne considerassi due avrei due origini, quindi devo sceglierne una delle due. L'intersezione di questi due cerchi ci fa da origine del nostro sistema di riferimento, delle nostre coordinate. Quindi tutte le misure noi le faremo da un punto ben preciso. In questo modo io comunicandovi a voi due numeri, voi sapete dov'è il punto, spostandovi con la scissa sferica un certo numero di gradi e da questo punto con la ordinata sferica di un altro numero di gradi, riuscite a individuare il punto che io voglio farvi vedere. Quindi tutto quello di cui parleremo adesso significa soltanto cerchiamo di metterci d'accordo su una metodologia, un sistema per cui se io ti telefono, tu sei dall'altra parte del mondo e ti dico guarda che lì io ho visto una certa cosa, ecco quel lì io te lo devo dire in un modo tale che tu sai esattamente quale punto andare a inquadrare col tuo strumento o con gli occhi. Quindi, ripetiamo, la scissa sferica è l'angolo sul cerchio fondamentale, di solito chiamata alfa, che va da 0 a 360 gradi.
l'ordinata sferica e l'angolo su il semicerchio ausiliario che passa per il punto su cui noi vogliamo misurare. Queste qua sono gli spicchi dell'arancia e questa qua è la fetta centrale dell'arancia. Quindi con una fetta centrale e una serie di spicchi noi riusciamo con due numeri a dare un qualsiasi punto della sfera. Introdurremo tre, giusto per semplificare, sistemi di coordinate celesti. Perché sono tre, viene quasi naturale, man mano che li vedremo, capire perché ce ne sono voluti tre. Perché si parte da quello più immediato fino a quello più utile per scambiarsi informazioni. Poi vedremo che ce ne sono degli altri, ma giusto così, a livello di citazione. Partiamo da questo qua, il cui nome fa un po' paura, alta azimutale. Poi vedremo che è semplicemente una combinazione di due nomi, quindi non è che sia niente di che. Allora, vi ricordate, ci avevo detto che per capire quali sono le coordinate su una sfera, serve un cerchio massimo e un punto di riferimento su questo cerchio massimo. Nel sistema alta azimutale il cerchio base è l'orizzonte. Ora ritorno un attimo di là. Poi lo vediamo anche formalmente, però anche qua. Se io levo la Terra e quindi mi sospendo nel vuoto, levo anche l'atmosfera e quindi mi sospendo nel vuoto siderale, posso chiedere, ma cosa fa? Posso chiedere di mostrare che cos'è l'orizzonte. L'orizzonte è questa linea immaginaria, poi vedremo come si ricava anche concettualmente, però pensate che è una linea che gira tutta intorno a voi alla vostra altezza. In pratica l'idea è che se la Terra fosse liscia, senza montagne, senza niente, tutto quello che è sopra l'orizzonte è visibile, tutto quello che è sotto l'orizzonte non è visibile. Ok, questo piano, questa fetta, per cui noi vediamo sopra, ma non vediamo sotto perché c'è la Terra. Quindi il cerchio base è il nostro orizzonte, quindi è la cosa che ci viene più spontanea, no? Se io devo dire, guarda un po' là, ti do una direzione e ti do un'altezza a cui guardare. La direzione si chiama azimut e la misuriamo rispetto al nord, quindi anche lei va da 0 a 360 gradi, la classica bussola che va da 0 facendo tutto il giro di nuovo a nord a 360 gradi, e l'altezza h va da più 90 gradi se io guardo il punto che si chiama zenith a meno 90 gradi se io non guardo il punto che si chiama nadir, che è l'opposto dello zenith sotto i piedi. Comunque quello vediamo. Facciamo un minimo di nomenclatura di quello che stiamo dicendo. Allora, la verticale astronomica è la direzione del filo a piombo, cioè se io vedo un filo a piombo, questa direzione qua la chiamo verticale astronomica, perché è la linea che, dato che io sono coi piedi sulla Terra, in verticale intercetta la sfera celeste. Intercetta la sfera celeste verso l'alto nel punto che si chiama zenith e verso il basso agli antipodi nel punto che si chiama nadir. Quindi noi adesso abbiamo un sistema di riferimento per cui abbiamo il nostro orizzonte come piano principale, una linea verticale che è quella del filo a piombo, la in cima c'è lo zenith, laggiù in fondo c'è il nadir. Ovviamente questa retta passa per il centro di gravità, perché il filo a piombo viene attratto dal centro di gravità. Cos'è il piano orizzontale? Adesso che noi abbiamo la direzione del filo a piombo, è il piano che passa per l'origine, che sia i nostri piedi, che sia il centro della Terra, poco cambia, e perpendicolare alla verticale, quindi è il piano che noi possiamo immaginare che si estende piatto attorno a noi, il piano orizzontale. Questo piano orizzontale cosa fa? Intercetta la sfera celeste in quella linea che avevamo visto prima, l'orizzonte astronomico. Quindi l'orizzonte astronomico è l'intersezione della sfera celeste con questo piano orizzontale, ed è un cerchio massimo, perché noi siamo al centro della sfera celeste. In realtà siamo un po' spostati, ma le distanze della sfera celeste sono talmente grandi che, ripeto, confondere noi col centro della Terra non dà un grosso fastidio. Ok? Quindi questo qua è il cerchio massimo che noi utilizziamo come riferimento in questo sistema qua. Qua c'è un disegnino, questa è la sfera celeste, la via celeste, è azzurra.
questo è piano orizzontale, questi siamo noi, questa è la nostra verticale, lo zenite appunto sopra la testa, il piano orizzontale è perpendicolare allo zenith, alla nostra verticale, e il cerchio massimo intercettato su questa sfera immaginaria che chiamiamo volta celeste si chiama orizzonte. Quindi questo è la prima linea che ci fa da riferimento in questo sistema. Come li chiamiamo gli spicchi dell'arancia? Li chiamano verticali, perché sono dei cerchi verticali. Per noi che siamo in piedi li vediamo proprio verticali intorno a noi. Quindi sono tutti cerchi massimi che passano per lo zenith. Okay? Uno di questi cerchi massimi si chiama meridiano celeste. Ora torniamo un attimo di là e vediamo se riusciamo a visualizzarli. Rimetto il pavimento giusto per... Vedete, adesso l'orizzonte resta talmente a filo che non si vede, però immaginate che ci sia. Ecco, queste qui sono le verticali, quindi ovviamente qua ne sono rappresentate solo alcune, sono ovviamente infinite. Tutti i cerchi massimi che noi possiamo vedere che passano per lo zenith lassù, io guardo in alto, tutti i cerchi massimi si incrociano tutti nello zenith e sono tutti verticali rispetto a noi, per questo si chiamano verticali. Una di queste verticali, io posso dirgli a un amico qua di disegnarla, si chiama meridiano astronomico ed è questa linea verde. Bene. Ovviamente il meridiano astronomico fa tutto il giro della Terra, passa attraverso zenith e nadir. Ora vediamo perché, quale di tutti questi è il meridiano astronomico. Quale scegliamo? Il meridiano celeste astronomico è quella verticale, quel cerchio verticale che passa per lo zenith come tutti gli altri e per il polo celeste visibile. Quindi l'asse di rotazione buca la sfera celeste in un punto, che si chiama polo celeste, nord se siamo a nord, sud se siamo a sud, secondario questo, il cerchio che passa tra quel punto lì e il punto che io ho sopra la testa si chiama meridiano celeste. E questo cerchio massimo è il secondo cerchio massimo che ci serve per avere finalmente il nostro sistema di riferimento sferico. Quindi cerchio massimo che è l'orizzonte e cerchio massimo che è il meridiano, consideriamo la metà che sta verso sud, anzi verso nord. Cosa fa il meridiano celeste? Interseca l'orizzonte in quelli che noi chiamiamo punti cardinali, nord e sud. Quindi la definizione di punto cardinale nord e sud è l'intersezione tra il meridiano e l'orizzonte. Ok? Nord è il punto che è più vicino al polo nord celeste e sud è il punto più vicino al polo sud celeste. Un altro verticale lo chiamiamo primo verticale ed è il verticale a 90 gradi rispetto al meridiano, alla verticale del meridiano. Cosa fa? Intersecherà l'orizzonte nei punti cardinali est e ovest. Qua c'è un disegno, spero chiarisca tutto questo concetto. La sfera celeste è sempre celeste, il piano orizzontale qua non c'è più ma c'è l'orizzonte, ok? Il meridiano astronomico è quello che passa per lo zenith e per il polo nord celeste. Qua ne ho disegnato solo metà, ma in realtà c'è tutto, perché qua sta facendo vedere solo la metà di sopra. Il primo verticale è il cerchio verticale perpendicolare a quello principale. Ok? E quindi intercetterà l'orizzonte nei punti est e ovest. Abbiamo già capito che questo qua sarà il nostro punto zero. Misureremo le coordinate su questa sfera usando l'orizzonte e dicendo un angolo che uno dovrà andare a prendere dal nord spostandosi in senso orario e un'altezza che uno dovrà prendere da quel punto lì salendo su nella sfera fino ad arrivare al punto che deve trovare. Quindi questo qua è il sistema più semplice, perché guardandomi in giro la prima cosa che distinto viene da dire è: guarda un po' là, io ti do una direzione e un'altezza. Ok? Vabbè, un
un altro termine, giusto per citarlo, è Alcantara, non è niente di strano, sono semplicemente i paralleli in questo sistema qua. Quindi sono, facciamo prima con il disegno, se questo è l'orizzonte astronomico rosso, gli Alcantara sono questi cerchi qua minori, sono l'equivalente dei paralleli della Terra, ok? Li chiamano, tante parole derivano dall'arabo, Alcantara, Zenit, Nadir e Azimut, sono tutte parole arabe che sono entrate nella nostra cultura perché ci hanno insegnato loro. Qua è rappresentato un po' tutto, se lo notate. C'è l'orizzonte, non c'è la verticale, ma c'è lo zenith, quindi basta tirare giù una linea, abbiamo anche la verticale principale. Ci sono i due cerchi verticali di cui abbiamo parlato, che sono il meridiano, che intercetta il nord e sud dell'orizzonte, e il primo verticale, verde, che intercetta l'orizzonte tra est e ovest. Ok? Qui ci sono tutti. Vedete che questo sistema è omocentrico, cioè chi vede bene questo sistema è l'omino che sta lì. Quindi noi possiamo pensare, come avevamo visto, adesso riusciamo anche con lo stellario a capire che questi sono gli Alcantarat. Quindi io che sto sulla Terra, la prima cosa che vedo sono le fette e gli spicchi visti da dove sto io. Quindi è veramente il sistema, il primo che ti viene in mente è il più immediato. Uno dice, bene, siamo a posto, abbiamo un sistema di riferimento, andiamo a casa. E invece no. Da tempo. Diciamo ancora questa. Questa qua è un'altra definizione. La latitudine astronomica è l'altezza del volo visibile. Ora, l'altezza sappiamo che cos'è, quindi è la misura dell'angolo tra l'orizzonte e il punto che io voglio considerare. Se questo punto è il polo visibile, quest'angolo qua noi la chiamiamo latitudine astronomica. E gli diamo un valore positivo se il polo boreale, che è il polo nord celeste, sta sopra le nostre teste. Gli diamo un valore negativo se invece il polo boreale sta sotto le nostre teste, ovvero noi siamo andati sotto l'equatore. Quindi chi è in Australia ha una latitudine astronomica negativa, perché quando misura l'altezza del polo si la vedrà a 30 gradi, 40 gradi, però è il polo sud, il polo boreale sta sotto l'orizzonte, quindi sarà una latitudine astronomica negativa. Si vede, con questo semplice disegno, che la latitudine astronomica coincide con la latitudine geografica, quindi le possiamo tranquillamente confondere. Quindi noi che siamo a 44 gradi e briciole, abbiamo una latitudine astronomica di 44 gradi e briciole. Questo cosa ci dice? Ci dice che se vogliamo cercare il polo nord celeste, dobbiamo andare a guardare all'altezza di 44 gradi e briciole. Questo è il piano dell'orizzonte, noi siamo qua in piedi, questa è la nostra verticale, lo zenith, questo è il piano dell'orizzonte, se il polo nord sta là, l'angolo phi è proprio l'angolo sotto cui noi vediamo alzarsi il polo nord. Ma con una serie di triangoli 90 gradi, rette parallele, si vede che phi è anche la nostra latitudine geografica. Quindi latitudine astronomica e latitudine geografica sono la stessa cosa. Dimostrazione non è così importante. Dicevo, non abbiamo finito con questo sistema di riferimento perché ha qualche problemino. Entrambe le coordinate, che sono azimut e altezza, lo ricordiamo, dipendono da ben due cose: dipendono da dove siamo noi sulla Terra e dipendono dal tempo che scorre. Quindi se io lo stesso oggetto nel cielo, qui dove sono io, c'ha delle coordinate, se io mi sposto a Genova col teletrasporto in questo momento, quello stesso oggetto ha altre coordinate. E se aspetto un'ora, come avete visto, la ruota celeste ruota attorno a noi, quindi quello stesso oggetto cambia di nuovo le sue coordinate. Quindi se io vi devo telefonare e dire di guardare in un punto del cielo e voi siete a New York, se vi do le mie coordinate alta azimutali, insomma, non ci fate tanto voi. Dovete fare un sacco di calcoli per convertirle. E poi probabilmente il punto che sto guardando io in quel momento da New York non si può neanche vedere. Quindi voi dovreste anche dire, no, io poi lo guarderò tra 6 ore e quindi aggiungere nuovi calcoli per fare nuove conversioni. Quindi non è un gran sistema per comunicare. Domande? Troppo veloce, troppo piano?
possiamo vederlo, l'abbiamo già visto, ma magari io qua posso prendere una stella a casaccio tipo questa, e questo programma qua in tempo reale qui nell'angolo, accidenti, in Italia l'angolo, vabbè, qui vedete che c'è az barra al, quattro righe dal fondo. Vedete che qua il tempo sta passando a velocità ordinaria, i secondi vanno avanti col tempo reale. Sempre davanti. Ha detto che il sistema deve dipendere dalla sezione. La sedia è... Io adesso qua non è accelerato, non è rallentato, ma guardate come cambiano azimut e altezza di questo astro. È una cosa continua. A occhio nudo impercettibile, però già con strumenti che hanno certe ingrandimenti che stringono l'angolo di visuale si fa sentire perché ti scappano dal campo visivo. Ok? Quindi l'arte azimutale ha solo problemi. Cerchiamo di fare un passo avanti, quindi di andare verso un sistema che abbia un po' meno problemi e che abbia qualche utilità. Il prossimo passo è quello che si chiama sistema orario equatoriale locale. Quindi, come dice la parola, sarà ancora un sistema locale, però vedremo che già presenta qualche vantaggio rispetto all'alta azimutale, anche se non è così intuitivo come dire guarda là, angolo, angolo, fine. È un po' più complesso, però vedremo che ha dei vantaggi. Allora, la direzione principale non è più la nostra verticale a piombo. La direzione principale è un'altra. Quale scegliamo? Scegliamo l'asse di rotazione della Terra. Così un po' di complessità ce la siamo tolta. Se noi come direzione prendiamo l'asse di rotazione della Terra, visto che tanti dei nostri problemi sono dovuti alla rotazione della Terra, compensiamo questo effetto. Ci siamo già messi su quell'asse lì, quindi già mi aspetto che le cose cambieranno un po' meno rispetto a quello che succedeva con le alte azimutali. Ecco, che cosa? Il cerchio base non è più l'orizzonte, via l'orizzonte. Scegliamo come cerchio base l'equatore celeste. Che cos'è? Come l'orizzonte era il piano perpendicolare al verticale, l'equatore celeste è individuato dal piano perpendicolare all'asse di rotazione. Possiamo pensarlo come la proiezione in cielo del nostro equatore terrestre. Faccio vedere una diapositiva. Io qua al coso posso chiedergli di farmi vedere l'equatore. Ecco, questo è il nostro equatore celeste, passa lì. Dove passa l'equatore celeste? Se io sono all'equatore, la proiezione dell'equatore celeste dove sarà? Passerà esattamente sullo zenith, sopra la mia testa. Se io sono al polo, dove passerà l'equatore celeste? L'equatore celeste passerà esattamente sopra l'orizzonte, coincide in quel caso con l'orizzonte. Quindi se io sono a zero di latitudine, quindi all'equatore, il mio equatore celeste lo vedo all'altezza di 90 gradi, se io sono al polo l'equatore celeste lo vedo all'altezza di 0 gradi. La formula è semplice, 90 meno la mia latitudine. Noi che siamo circa 45, 90 meno 45 fa di nuovo 45. E infatti qual è l'altezza della culminazione dell'equatore? 10, 20, 30, 40, 5 gradi. Quindi l'equatore celeste sul meridiano passa a 45 gradi. Okay? Questo è giusto per visualizzare. L'equatore celeste affonda nella Terra esattamente a ovest e affonda nella Terra esattamente a est. Ed è un cerchio massimo, quelli che avevamo visto prima, è uno dei cerchi massimi. Quindi, dicevamo, prendiamo un cerchio base di equatore celeste come cerchio ausiliario dei cerchi che non chiamiamo più verticali perché non sono più verticali rispetto a noi come erano quelli alti azimutali, e chiamiamo circoli orari, e qua esce fuori quel discorso che vi dicevo di misurare gli angoli in ore, adesso che vediamo perché viene comodo. Qui equatore celeste e gli spicchi sono i circoli orari. Facciamo
un po' di nomenclatura anche qua. Allora, c'è un punto sulla sfera celeste che chiamiamo mezzo cielo, che è quello che abbiamo visto prima di là, l'intersezione tra il nostro meridiano, vi ricordate cos'è il meridiano? È quel cerchio massimo che passa per lo zenith e per il polo visibile, ok? Quindi l'intersezione tra il meridiano e l'equatore, che individua un punto, che chiamiamo mezzo cielo. Dov'è il mezzo cielo qua? È questo qua. L'intersezione della linea blu con la linea verde. Perché si chiama mezzo cielo? Perché più o meno alle nostre latitudini sta a metà del cielo, circa 45 gradi. Tra 0 e 90 sta più o meno a metà. E quindi ha preso il nome di mezzo cielo. E questa è una. Circoli orari. Circoli orari sono di nuovo gli spicchi dell'arancia. Stavolta l'arancia non la seguiamo più con degli spicchi che per noi sono verticali, ma la seguiamo con dei tagli che passano per i due poli. Ok? Quindi questi spicchi, cerchiamo di vederli anche qua. Adesso io spengo le coordinate ad azimutarmi, la griglia, e metto un'altra griglia. Quindi questo è il meridiano. E questi sono gli spicchi i cerchi orari. Dove si incontrano i cerchi orari? Non si incontrano più sullo zenith come facevano i verticali, i cerchi verticali, ma trovano il loro punto di incrocio nel polo nord celeste, quindi nel prolungamento dell'asse di rotazione. Capite già che mentre a botta io esco fuori e alte azimut gli dico in 448, già ragionare così ho già bisogno, è più difficile, cioè è chiaramente più difficile, però è più redditizio, come vi dicevo. Se noi qua accendiamo anche l'altra, giusto per complicare un po' il disegno, ecco, qua vedete la differenza tra polo nord celeste, dove si incrociano gli spicchi dei tagli del sistema equatoriale, e lo zenith, che dove invece si incrociavano tutti i verticali sopra le nostre teste. Vedete che il meridiano passa proprio tra il polo dello zenith, quindi è quel cerchio che passa tra polo e zenith. Notate che è un cerchio massimo che è comune tra i due sistemi di coordinate. Ok? Il meridiano fa da cerchio massimo sia per il sistema azimutale che per il sistema equatoriale, mentre invece tutti gli altri cerchi vedete che si intersecano con angoli. Quindi è per questo che il meridiano è importante, perché ci fa già da cerchio massimo per due sistemi di riferimento. Ovviamente locale, quando parliamo di meridiano, il meridiano è legato alla nostra posizione sulla Terra, quindi sarà sempre un sistema di riferimento locale. E questi sono i circoli orari. I paralleli celesti, gli equivalenti degli Alucantarat, si chiamano cerchi minori e paralleli all'equatore celeste, o si chiamano anche cerchi di declinazione. Qua c'è un disegno analogo a quello di prima. Quindi questo è storto perché si può far capire che rispetto al sistema verticale, secondo dove ci mettiamo sulla Terra, questo qua è sbilenco, è schiento. Quindi l'asse principale è l'asse polo nord, polo sud celeste. La fetta che taglia metà è l'equatore celeste. Lasciate stare la linea verde che adesso non ci interessa. Le fette dell'arancia sono i circoli orari, quelli rossi. È ovvio che è tutto come prima, c'è sempre un cerchio massimo e ci sono sempre gli spicchi. L'unica cosa è che l'abbiamo spostato. Perché l'abbiamo spostato? Non per malattia o altro, ma perché adesso vediamo come vengono fuori le coordinate di un punto su questo sistema di riferimento qua. Allora, riprendiamo di nuovo gli stessi concetti su questo disegno. Questa è l'asse di rotazione che buca la sfera celeste nel polo nord e nel polo sud celesti. Il piano perpendicolare disegna sulla sfera l'equatore celeste, questo cerchio qua, un cerchio massimo.
ok? Il meridiano che fa tra zenith e polo nord celeste intercetta l'equatore nel punto che si chiama mezzo cielo, ok? Se no lo rivediamo. Qua siamo esattamente come nel sistema di prima, solo che al posto dell'orizzonte abbiamo l'equatore celeste. Al posto delle verticali abbiamo gli angoli orari, che sono gli spicchi che tagliano l'arancia tra polo nord e polo sud, e l'origine è il mezzo cielo, quindi questo punto che sta guardando a sud, là sul cielo. A questo punto abbiamo il cerchio massimo, abbiamo i cerchi secondari, ausiliari, abbiamo il punto di riferimento, il sistema di coordinate è pronto. Chiamiamo angolo orario H maiuscolo, che andrà sempre da 0 a 360 gradi come qualsiasi ascissa sferica, l'angolo che noi dobbiamo andare a individuare sull'equatore celeste, H, questo. E qui cominciamo a dire che lo possiamo misurare anche in ore, quindi quell'equivalenza di prima, ogni ora sono 15 gradi, quindi possiamo dirlo in gradi, ma conviene in questo caso dirlo in ore, quindi vediamo perché. H. Poi, dal punto che ci individua questo spostamento sull'equatore celeste, partiamo o in alto o in basso con la scissa sferica, che chiamiamo delta, declinazione, e anche lei andrà da più 90 gradi a meno 90 gradi come la latitudine terrestre. Quando saremo a più 90 gradi saremo al polo nord celeste, quando saremo a meno 90 gradi saremo al polo sud celeste. Ok? Abbiamo preso il sistema di prima e l'abbiamo ruotato, cioè abbiamo preso i concetti del sistema di prima, che sono cerchio massimo e spicchi, e l'abbiamo semplicemente ruotato facendo in modo che il cerchio massimo vada sull'equatore celeste, ovvero che la direzione principale coincida con la direzione di rotazione della Terra. Quindi queste coordinate funzionano così. Notate una cosa, H si misura in senso orario, cioè se io guardo il cielo verso sud, lì davanti, prendiamo il cielo, allora andiamo verso sud, leviamo le coordinate marroni che adesso non servono, ecco qua, questo è la nostra origine, è il mezzo cielo, questo punto lì, ok? Le ascisse sferiche le misuro in senso orario, quindi qua ci sarà un'ora, qua ci sarà due ore, qua saranno 15 gradi, qua saranno 30 gradi, qua ci saranno 3 ore o 45 gradi e così via. Quindi vedo gli spicchi che partono dal meridiano e dal mezzo cielo e qui misuro l'angolo orario. Dal punto dell'angolo orario vado su o giù con la declinazione, ad esempio questo punto qua avrà un angolo orario di quanto? Ma almeno sarà un'ora, due ore e 5-10 minuti. Lui ce lo dice, angolo orario 2 ore, 12 minuti e 18 secondi. Notate cosa fa l'angolo orario. Cresce, ma non più a casaccio come cresceva l'azimut dell'altezza. Cresce esattamente con lo scorrere del nostro tempo. 31, 32 circa. Però rispetto a quelle sotto che veramente stanno andando veramente per i fatti loro, guardate quelle sotto. Noi lì sopra abbiamo un angolo orario che è vero che è una coordinata locale, quindi comunque dipende da dove sto, dipende dal tempo, però dipende dal tempo in maniera un po' più furba. Guardatela. La declinazione, se questo qua su è il cerchio a 10 gradi, sarà invece 1 grado e 50, quasi 2 gradi. Notate cosa fa la declinazione? La declinazione è ferma. Quindi con questa rotazione qua, è vero che lì, per uno che è abituato a guardarsi in giro, quindi abituato a girarsi e ad alzarsi, abbiamo complicato un po' le cose dicendo che l'asse non è più la tua verticale, ma è questo maledetto asse di rotazione della Terra. Però abbiamo un ritorno notevole. Guardate angolo orario e declinazione cosa fanno per un punto. Quindi se io adesso devo chiamare quello di New York e dire guarda,
ho visto una cosa interessante e gli comunico angolo orario e declinazione. Tanto uno dei due numeri non cambia, quindi lui domani quando punterà sul strumento la declinazione ce l'ha tale e quale. E l'angolo orario non ci vuole una grossa scienza per convertirlo. Ok? Basta fare delle somme. Quindi abbiamo già un sistema di riferimento molto più furbo di quello di prima. È chiaro, lo rivediamo. Perché abbiamo scelto e abbiamo? Perché è stato scelto l'angolo orario crescente in direzione oraria? Ma perché così l'angolo orario di una stella avanza insieme al nostro tempo. L'avessimo scelto in direzione antioraria, sarebbe andato in inverso opposto. Quindi lo stesso angolo orario tra 10 secondi sarà l'angolo orario di adesso più 10 secondi, nell'altro caso sarebbe stato meno 10 secondi. Non era una gran scelta. Poi vedremo che questo c'ha anche una ripercussione carina più avanti, il fatto di aver scelto l'angolo orario in direzione inversa, ovvero in senso orario. Angolo orario in senso orario. Quindi adesso questo disegno forse è un po' più chiaro, non è che sia molto bello perché è anche in bianco e nero, però forse adesso è un po' più chiaro, no? Quindi quel punto che vede qua, verde, incrocio verde e blu, e questo, la nostra stella era qua, ci eravamo spostati un po' in senso orario di un paio di ore, con mezzo di una trentina di gradi, e ci eravamo alzati con la declinazione di circa 1,50 gradi, quindi quasi 2 gradi, ok? Ormai i gradi lo sappiamo, un grado è mignolo, quindi dall'equatore a 2 mignoli c'era la nostra stellina. 2 ore sono 30 gradi, 30 gradi era un palmo più una mano, quindi io una volta che so almeno più o meno dov'è il mio mezzocielo, se so che sono a 30 gradi dal mezzocielo, faccio un palmo più una mano, più o meno l'equatore so dove finisce perché l'est è lì, un palmo più una mano, due dita, ecco la stella, più o meno, almeno più o meno so dov'è. Ok? Ah, come dicevo, l'angolo orario l'abbiamo visto, cresce al passare del tempo e ovviamente cambia con la posizione, quindi con la longitudine del luogo. Quindi ancora un sistema di riferimento locale. Vabbè, i vantaggi ormai li ho già decantati, però la declinazione non dipende più dal punto di osservazione né dal passare del tempo. In realtà sì, per tutti i modi secondari, ma adesso ragioniamo nell'ambito dei giorni. Quindi la declinazione è scolpita nella pietra. Lo svantaggio è che abbiamo ancora questo angolo orario che dipende ancora da un po' di cose, però abbiamo detto che è anche facilmente convertibile. A questo punto, avanti con il sistema equatoriale cosiddetto. Prima di parlare di sistema equatoriale dobbiamo introdurre un altro concetto che finora non abbiamo ancora visto. Il concetto è questo, si chiama eclittica. Eclittica è un'idea. L'idea è questa. Vi ricordate che uno degli effetti della rivoluzione era che il Sole cammina sulla volta celeste? Ok? Quindi se noi leviamo la rotazione della Terra, diventiamo astronauti nello spazio libero, ma con un cordino siamo attaccati alla Terra, quindi giriamo insieme alla Terra, noi vediamo il Sole che cammina sulla volta celeste. Ecco, questo cammino del Sole sulla volta celeste, se il Sole avesse una matita con l'inchiostro rosso, lascerebbe una linea sulla volta celeste, che guarda caso è un cerchio massimo, perché noi abbiamo fatto un cerchio e quindi il Sole lascia un cerchio massimo. Eccolo qua. Ovviamente ci manca ancora, questo cerchio rispetto all'equatore celeste è in una posizione per ora a caso. Qua c'è una piccola animazione, vediamo se aiuta a capire il concetto. Quella lì bianca è l'orbita della Terra attorno al Sole, quello giallo è il Sole. Ecco, questo è il sistema di riferimento equatoriale. Vedete che i cerchi massimi seguono la direzione dei poli, dell'asse di rotazione della Terra. Ok? Se ora dal Sole parte un raggio laser, porpora, come taglia questo raggio laser la nostra sfera?
equatoriale, non c'è un sistema di riferimento equatoriale, lo taglia così. Quel cerchio lì che si forma sull'arancia si chiama eclittica. Quindi adesso lui raddrizza la Terra gira su se stessa e questo è il verso dell'eclittica. Vedete, quando il Sole passa è sempre sopra l'eclittica. Quindi il Sole cammina sull'eclittica. Quanto ci mette a fare l'eclittica? Ci mette circa un anno il tempo di rivoluzione della Terra attorno al Sole. Come dicevo prima, è tutta una questione di relatività. Siamo noi che giriamo attorno al Sole, va bene, perché per uno che sta fuori dice guarda queste formiche che girano tutte attorno a sta palla gialla, è vero, però per noi che siamo qua, se pensiamo del Sole che gira attorno a noi, questo Sole fa sulla volta celeste, che possiamo considerare fissa, ferma, un cerchio massimo che si chiama eclittica. A che ci serve questa eclittica? Adesso poi lo vediamo. Torniamo alle cose, facciamo un po' di nomenclatura. Ecco, usiamo subito l'eclittica. Il punto di riferimento delle coordinate equatoriali vere non è più il mezzo cielo, come prima, ma è un punto che chiamiamo gamma. Questo punto, guarda caso, è l'intersezione tra l'eclittica e l'equatore celeste. Quindi l'equatore resta come cerchio massimo, quindi è in comune al sistema equatoriale orario. Infatti si chiamano tutti i due sistemi equatoriali. Quindi il cerchio massimo di riferimento è sempre l'equatore. Però il punto di riferimento non è più il mezzo cielo, che dipende da dove io sto e da che ora è e dal mio tempo, ma è un punto indipendente dall'osservatore. Quindi ci siamo tolti ancora l'ultimo strascico di dipendenza da chi sta osservando. Questo punto, punto gamma, è questa intersezione di due cose, dell'equatore celeste e di questo cerchio che si chiama eclittica, che se fossimo fortunati resterebbe fisso nel cielo per sempre. Ha anche un altro nome che si chiama punto vernale o punto di Ariete. Il nome gamma è stato assegnato perché assomiglia a quello che era a quello che è il simbolo della costellazione dell'Ariete. Sembra una gamma, l'ha chiamato punto gamma. L'eclittica, se i due cerchi massimi su una sfera si intersecano in due punti, uno davanti e uno dietro. Okay? Quello dietro si chiama punto omega. Ah, sì, c'era scritto, ma non lo vedo, abbiate pazienza. Perché tra questi due punti ne scelgo uno e non scelgo l'altro? Perché decido di scegliere come riferimento quel punto attraversato dal Sole salente. Salente cosa vuol dire? Vuol dire mentre il Sole, mentre la declinazione del Sole aumenta. Ormai la declinazione l'abbiamo introdotta, è questa qua. La declinazione che cos'è? È l'angolo misurato verso il polo nord celeste o verso il polo sud celeste dalla linea dell'equatore. Se il Sole cammina, adesso qua ci facciamo disegnare anche l'eclittica, visto che il Sole cammina sull'eclittica, di nuovo cammina con licenza, bla 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 bla, ecco, quindi il Sole si muove durante l'anno, fa dei saltini giorno per giorno, si muove su questa linea rossa. In senso antiorario. Interseca qua e interseca dall'altra parte. Quindi dietro la schiena. Questi due punti qua sono i punti gamma e omega. Ok? Il Sole può attraversare questa linea o con la declinazione in discesa, qua c'è la linea di declinazione più 10 e qui c'è la linea di declinazione meno 10, oppure dall'altra parte, io adesso per farvi vedere l'altra parte, levo un attimo il pavimento, oppure dall'altra parte lo attraversa con la declinazione in salita. Questa è di nuovo la riga di declinazione a meno 10 e questa è di nuovo la riga di declinazione a più 10. Ok? Il punto gamma è dove lo attraversa in salita, passatemi il termine, e il punto omega è dove lo attraversa in discesa. Questo, guardate un po', questo cerchio qua coincide esattamente con quel punto lì. Perché? Ma perché questo qua è il punto zero, è l'origine delle coordinate equatoriali cosiddette, quindi non le equatoriali locali. Andiamo a vedere.
dettaglio sui punti gamma e omega. A rigor di logica oggi non sarebbero più validi, perché il punto di Ariete R6 in Pesci è il punto di bilancia della costellazione della Vergine. Perché? Perché c'è la precessione degli equinozi. Quindi uno degli effetti è proprio il fatto che questo punto gamma, che io prima vi dicevo sarebbe bello se fosse perennemente fisso in quel punto del cielo, in realtà non lo è, perché fa un giro ogni 25.800 anni. Ma può esserlo, basta essere astrologi. Esatto, gli astrologi sono, cioè, continuano a fare gli oroscopi come se il Sole attraversasse le costellazioni esattamente come faceva 2000 anni fa, e invece sono passati 2000 anni e a questo punto si è spostato in una costellazione in più. Sono anche dimenticato la cosa. Molto. E adesso c'è l'interrogazione. Quindi, qual è la declinazione del Sole quando passa per il punto gamma? Quanto vale? Ricordate cos'è la declinazione? La declinazione è l'angolo che l'astro ha rispetto all'equatore. Se il Sole cammina su questa riga rossa, quando passa per il punto gamma, qual è la sua declinazione? Quando passa per il punto gamma passa sull'equatore, perché l'abbiamo scelto noi, e va un punto che sta sull'equatore, ha la declinazione pari a 0. L'equatore è la linea di declinazione 0. E poi abbiamo detto perché l'abbiamo scelto noi come riferimento. Poi misuriamo l'angolo a salire verso il polo fino a più 90 e misuriamo gli angoli a scendere verso il polo sud fino a meno 90. Quindi la domanda è quasi, l'avevamo già risposta, no? Quando il Sole attraversa il punto gamma sta sull'equatore, perché l'abbiamo deciso noi, e quindi è a 0 di declinazione. Quindi quando il Sole ha la declinazione di 0 siamo nel momento dell'equinozio. Quando è nel punto gamma lo chiamiamo equinozio di primavera, quando è nel punto omega lo chiamiamo equinozio d'autunno. Qua c'è una foto dell'equinozio. Quindi cosa succede all'equinozio? All'equinozio abbiamo i raggi solari che arrivano perpendicolari all'asse di rotazione terrestre. Chi sono i poveracci che hanno il Sole a picco sulla testa? Sono quelli che vivono all'equatore. Quindi quelli che vivono all'equatore, nel momento dell'equinozio, quindi quando il Sole ha la declinazione zero, abbiamo detto che per chi sta all'equatore, l'equatore celeste è un cerchio massimo che passa sulla testa. Quindi se il Sole ha la declinazione 0, ce l'hai proprio sopra la testa. Quindi in quel giorno lì, quando ti passa a sud, che in realtà non è neanche sud, perché sì, non si può dire né sud né nord, quando culmina, ti culmina proprio, non fai ombra, cioè l'ombra coincide con te stessa. Quindi stare lì, no. Solstizi. Quindi questo Sole vedete che attraversa a salire e a scendere l'equatore lungo l'eclittica, ma quindi ci sarà un punto in cui è massima la sua altezza, la sua declinazione, a questo punto diamo il nome giusto, e ci sarà un punto in cui la declinazione è minima. Quando la declinazione è massima in positivo, cioè verso il nord, diciamo che siamo al solstizio d'estate e la declinazione coincide con l'inclinazione dell'asse terrestre, da 23 gradi e 27 primi. Quando il Sole tocca il suo minimo basso, quindi il suo massimo negativo di declinazione, lo chiamiamo solstizio d'inverno ed è meno 23 gradi e 27 primi. Qua possiamo, qua c'è una foto del solstizio. Quindi qua chi sono i poveracci? Chi è che ha il Sole? Questa è la direzione del filo a piombo, ok? Chi è che ha proprio il Sole sopra la direzione del filo a piombo? Sono quelli che vivono su questo cerchio qua. Come si chiama questo cerchio? Si chiama tropico. Quindi chi sta? Il tropico è l'ultimo punto dall'equatore dove per almeno un giorno all'anno ha il Sole perfettamente sopra la testa. Un metro sopra il tropico già il Sole ti fa fare un po' di ombra. Più ti allontani dal tropico, più ti avvicini ai circoli polari, più non esiste proprio che c'è un giorno in cui il Sole ti passa sulla testa. Noi siamo a 45 gradi, quindi da noi il Sole raggiunge un'altezza di 69 gradi. 45 più 23 rotti, 48, 68, 69 gradi. Quindi noi nel punto massimo, e qual è il solstizio d'estate, il Sole
l'abbiamo comunque a un'altezza dell'orizzonte di 70 gradi. Qua c'è un disegno della declinazione del Sole durante l'anno, vedete, passa intorno passa all'equinozio di primavera a zero di declinazione, aumenta fino a 23 e 27 primi nel giorno del solstizio d'estate, dove discende, eccetera. Quindi al passare del tempo succede questa cosa qua. Possiamo vederla proprio dal vivo, o quasi. Se io rimetto il pavimento, facciamo finta. Io adesso rimesso il pavimento, rimpicciolisco un po', con là il sole, andiamo, adesso io qua posso regolare anche la data, l'ora, portiamo il sole più o meno al meridiano, quindi portiamo il sole a mezzogiorno, guardate come passa, come faccio a portarlo al meridiano? Guardo con la coda dell'occhio là. Guardo con la coda e dico, ma che cazzo? Guardo con la coda, 0-0, quando l'arco orario è 0-0, sole al meridiano. Ora fermo il tempo. Ecco, più o meno il sole è lì. Vedete? Se rimetto la griglia alla zimutale, che è quella che ci fa sentire caldo, levo quelle equatoriali. 10, 20, 30, 35, quasi 40 gradi, infatti il sole è abbastanza vicino all'eclittica. Se mandiamo avanti il tempo, al giorni, vedete cosa fa a mezzogiorno il sole? Andrà sempre più basso, fino a quando non smette di scendere, intorno a questi giorni qua, e la sua altezza minima, luce la dice, il colore del sole nasce veramente. Facciamo così, leviamo l'atmosfera. Fate finta che ci sia l'atmosfera e che non vedete tutte le altre stelle. Eccolo lì, 22 gradi e 10. Quindi quando siamo al solstizio d'inverno, il sole a mezzogiorno ce l'abbiamo a 22 gradi, quindi ci scalda poco e niente. Avrete già capito che se andiamo, adesso faccio passare i mesi invece dei giorni, se andiamo d'estate il sole riattraversa, vedete, salendo l'equatore e aumenta la sua declinazione fino al suo massimo, quindi la declinazione, eccola qua, 23-26, ok, più o meno ci siamo, grado più, grado meno, e l'altezza 68 gradi 51, quindi abbiamo un bel sole bello alto, che ci manda i raggi in maniera più diretta, quindi sentiamo più caldo. Più di così non va. Ai tropici invece questo sole avranno un giorno in cui gli passa proprio allo zenith, a mezzogiorno. All'equatore sono fortunati due giorni che passa allo zenith. Va avanti. Vabbè, qua è sempre nomenclatura, non è che sia fondamentale, possiamo anche... Si chiamano coluri gli equivalenti del primo verticale, quindi sono i due cerchi di ascensione retta che tagliano l'eclittica nei solstizi e negli equinozi, quindi ci sarà il coluro degli equinozi e il coluro dei solstizi. Va bene, è quasi rilevante, in completezza. Quindi, riprendiamo il cerchio base di questo sistema e vedete che è di nuovo l'equatore celeste. I cerchi ausiliari sono i meridiani celesti, quindi affettiamo di nuovo la goccia come prendendola, affettiamo come prima, solo che non sono più i cerchi orari, ma si chiamano meridiani celesti perché il loro riferimento zero è il punto gamma, non è più il nostro meridiano locale. E quindi il sistema equatoriale ha questa scissa e ordinata. La scissa si chiama ascensione retta e si misura, come tutte le scisse sferiche, da 0 a 360 gradi, o anche qua
da 0 ore a 24 ore, stavolta la misuriamo in senso antiorario. Quindi, se vi ricordavate, l'angolo orario aumentava guardando verso destra, guardando a sud, questa volta l'ascensione retta aumenta guardando verso sinistra. E a questo punto la griglia dello stellarium comincia, la griglia equatoriale dello stellarium, ecco, la griglia equatoriale dello stellarium comincia ad avere un senso, vedete, 5 ore, 6 ore, 7 ore, dove sarà 0 ore, 0 ore sarà proprio dove questo qua va a tagliare il punto gamma. Quindi adesso abbiamo un sistema di riferimento che non dipende più da come stiamo ruotando noi sul nostro asse. Ok? Abbiamo fissato un punto in cielo, parentesi, che si muove con periodi lunghissimi, molto fisso, e tutto il nostro sistema parte da lì. Quindi comincerò a misurare da questo punto, adesso magari tiro dietro un paio d'ore, giusto per farlo venire in aria, ecco, misureremo tutto da questa origine. Quindi qua c'è il cerchio massimo equatore, che è quella declinazione 0, quindi declinazione è l'altezza rispetto all'equatore, su o giù, e qui c'è il cerchio ad ascissa 0, quindi ad ascensione retta 0, 0 ore o 0 gradi. E quindi, come al solito, una volta che abbiamo capito dove è il punto di riferimento, la tecnica è sempre la stessa. Vi comunico un angolo, stavolta in senso diretto, quindi antiorario, su cui voi muovete sull'equatore, e poi vi comunico un angolo da cui a partire verso l'alto o verso il basso. Quindi questa stella qua, la mica Betelgeuse, vedete dove sta? Sta a un'ora, due ore, tre ore, quattro ore, cinque ore, quasi sei ore, e la declinazione è 8-9 gradi. Se andiamo a vedere RAD della data, lasciate stare G2000, 5 ore 55, 7 gradi e 24. Quindi è un sistema un po' misto, perché conviene misurare, in ore gli angoli sull'ascensione retta, perché di nuovo col passare del tempo cambiano col passare del tempo. In questo caso, questo qua è vero come sistema di coordinate fisse, però per analogia con l'altro le misuriamo in ore, e poi adesso vedrete che c'è anche un motivo per cui è comodo farlo. Ok? La zucca è sempre la stessa, sembra di fare chissà che cosa, ma alla fine abbiamo per tre volte cercato un cerchio massimo, cercato un'origine, cercato l'effetto dell'arancia, e a quel punto, fissato quello, siamo in grado di dare questi famosi due numeri che sono l'ascissa sferica e l'ordinata sferica. È una questione più di nomenclatura che di altro. In un caso si chiamano azimuth e altezza, nell'altro caso angolo orario e declinazione, nell'altro caso ascensione retta e declinazione. Una volta che uno li usa una, due, tre, 250.000 volte mentre devi fare i lucidi, poi li impari e diventano quasi semplici, come la longitudine e latitudine ormai lo sono per norma. Cioè abbiamo il volo 844. Quindi i vantaggi ormai li abbiamo già detti. Finalmente è indipendente dal passare del tempo e dalla posizione dell'osservatore. Tra parentesi, sempre nelle precisioni degli equinozi, ma adesso noi la ignoriamo. Il punto gamma quindi sembra un punto fisso sulla sfera celeste, ma in realtà no, perché si sposta sempre a causa del punto di precessione dell'asse terrestre. Ancora sul punto gamma, ma visto che questo punto gamma è un punto fisso sulla sfera celeste, e la Terra gira con una precisione, l'abbiamo visto, molto buona, perde un secondo ogni circa 25.000 anni, quasi quasi verrebbe voglia di usare il punto H come orologio. Vi ricordate che prima ho detto, però, usare la rotazione terrestre come orologio sarebbe una bella idea, peccato che poi non sai bene come capire quando la Terra ha fatto questo famoso giro. Ma ora che abbiamo un punto fisso nel cielo, a uno potrebbe dire, ma
se usassimo a questo punto la rotazione terrestre come un orologio? E allora chiamiamo l'angolo orario H. Vi ricordate cos'è l'angolo orario? L'angolo orario era l'angolo di un punto rispetto al nostro meridiano locale, quindi l'ora noi la misuriamo per noi. Se noi chiamiamo l'angolo orario H del punto gamma, lo chiamiamo tempo siderale. Abbiamo trovato un orologio molto preciso, anche se non è molto pratico per le nostre vite, perché vi ricordate che la rotazione terrestre non coincide con quelle che per noi sono 24 ore, ma dura quasi 4 minuti in meno. Quindi se noi usassimo un tempo siderale come tempo dei nostri orologi, avremmo il sole a mezzogiorno ogni giorno 4 minuti prima, alla fine avremo il sole a mezzogiorno quando l'orologio segna le 10, cioè non è pratico, però è molto preciso. Per chi fa almeno un tempo, quando non c'erano tutti i computer, il tempo siderale era, vorrei se sbaglio, un dato, avevano gli orologi regolati sul tempo siderale negli osservatori, perché sapendo quell'ora lì era molto più facile andare a puntare uno strumento. Qua ho fatto una piccola tabella di riassunto, abbiamo visto tre sistemi, alta azimutale, quadrilati locali ed equatoriali, e queste sono le loro ascisse, ordinate e origine. Quindi in un caso azimut altezza nord, nell'altro caso angolo orario declinazione il meridiano, che si incrocia con l'equatore, ho scritto, e nelle equatoriali ascisse diretta declinazione e il punto gamma. Non il meridiano, ci va a mezzo cielo. Altri sistemi, ecco, se ci sono domande su quello che abbiamo visto, sono le 10:30. Ma considerate, no, tempo solare medio che poi c'è, però non so se riusciamo a farlo. Cito questi due sistemi, ma giusto così, giusto per sapere che esistono. Sistema eclittico, quindi cambiamo di nuovo, ruotiamo di nuovo tutto, stavolta prendiamo come riferimento l'eclittica. Quindi prima l'eclittica ci serviva solo per trovare un punto sull'equatore. Stavolta prendiamo come riferimento l'eclittica e la direzione principale, ovviamente è la perpendicolare all'eclittica. L'origine è sempre il punto gamma, le ascisse si chiamano lambda e beta. Ho letto che non è più molto in uso il sistema eclittico, era stato in auge un po' di anni fa. L'ultimo è quello galattico ed è l'unico che non si basa sui moti della Terra, perché finora c'era sempre la Terra di mezzo. In quello galattico la Terra non c'entra più. E il cerchio principale è il piano galattico. Oggi lo individuano come il piano della massima emissione della riga 21 cm dell'idrone. Cioè io guardo dove c'ho la massima potenza di emissione su questa riga dell'idrogeno, stabilisco che quello è il mio piano galattico. E quindi abbiamo di nuovo un piano che ci fa il cerchio principale e stavolta l'asse passa attraverso la galassia, cioè attraverso la galassia. Ovviamente questo va bene quando si parla di cose al di fuori della galassia. Questo penso sia usato da chi si occupa di oggetti extragalattici. Adesso c'è l'ultimo argomento che possiamo rimandare alla prossima volta, perché magari abbiamo già messo tanti termini e tanti concetti e... Ma penso che c'era un po' troppo veloce, forse perché hai usato il tempo siderale, forse sul tempo siderale. Il tempo siderale adesso arriva qua. No, ma prima, quando l'hai citato, sì. È andato veramente veloce. L'hai dato un po'. Ma perché l'ho dato per scontato perché arrivavo poi alla misura di tempo. Possiamo prendere un attimino qua, lasciamo stare tutti gli altri, e prendiamo che cos'è il tempo siderale. Quindi il tempo siderale è l'angolo orario, ricordate l'angolo orario cos'è? È quell'angolo che per convenzione misuriamo in ore invece che in gradi, perché è più comodo, che quel punto lì ha rispetto al nostro meridiano locale misurato positivo in senso orario. Okay? Quindi il tempo siderale è l'angolo orario di questo famoso punto gamma, che è un punto buio, perché non è che nel punto gamma c'è una stella con scritto sopra gamma, cioè il punto gamma è più facile che non ci sia niente, che ci sia qualcosa, però questo punto concettuale che noi immaginiamo lì sulla sfera celeste, bene, il suo angolo orario è il tempo siderale, che quindi è andato. Essendo lì i pesci non c'è proprio niente.
Esatto. Poi lì, siccome il punto gamma si sposta, è possibile che in qualche momento della vita di questo sistema solare sia passato attraverso una stella, però è più facile che non ci sia niente. Mi dice Roberto, non c'è niente. C'è il sole. C'è il sole, io qui non tengo su quello, sei sicuro. Abbiamo già la stella polare, mi sembra che sia da vedere. Qua andiamo a vedere cosa succede. Visto che il punto gamma ha l'ascensione retta uguale a zero, perché? Ma perché l'abbiamo scelto noi, è la nostra origine del sistema di riferimento equatoriale, e quindi la sua ascensione retta quant'è? Zero. La sua declinazione quant'è? Zero, è l'origine, quindi 0, 0. Quindi l'ascensione retta del punto gamma è zero. Quindi, per questo che la definizione del tempo siderale è l'angolo orario del punto gamma. Quindi, in generale, per un qualsiasi astro, qualsiasi punto, nemmeno astro, qualsiasi punto della volta celeste, vale sempre questa relazione. Tempo siderale uguale all'ascensione retta più l'angolo orario. E qui è uno dei motivi per cui l'ascensione retta cresce da un lato e l'angolo orario cresce dall'altro. Così quando si sommano le due quantità si compensano e quello che esce fuori è sempre il tempo siderale. Quindi il tempo siderale lo possiamo pensare come l'angolo orario del punto gamma, che quindi è zero quando il punto gamma passa sopra al meridiano, e man mano che il punto gamma si allontana, il tempo siderale aumenta di un'ora siderale, ogni ora siderale che passa. Oppure lo possiamo pensare intanto un'ora locale, oppure lo possiamo pensare come l'ascensione retta dei punti che stanno passando in questo momento sul meridiano. Il perché, vi ho detto che non c'erano formule, perché c'è solo un più. Se il tempo siderale è alfa più h, quando un astro passa in meridiano, qual è il suo angolo orario? È zero, perché il meridiano l'abbiamo scelto come il mezzo cielo del nostro sistema di riferimento. Quindi quando l'astro passa in meridiano, la sua h vale zero. Ma allora quando l'astro passa in meridiano abbiamo il tempo siderale che è esattamente l'ascensione retta dell'astro. Quindi una volta che noi abbiamo una lenza che ci indica qual è il meridiano, noi scegliamo una stella, Betelgeuse. Quando Betelgeuse passa dietro sta lenza, in quel preciso momento l'ora siderale è l'ascensione retta di Betelgeuse. Quindi sapendo qual è l'ascensione retta di un astro, noi siamo in grado, una volta individuato la direzione del nostro meridiano locale, di sapere qual è l'ora siderale locale, quella di dove noi siamo in quel momento. Se mi sposto di un metro, l'ora siderale è già cambiata, di poco ma è cambiata. Ok? Faccio la domanda a questo punto, la stessa domanda: quando il punto gamma è al meridiano, che cos'è? L'abbiamo già detto, è l'ora zero siderale, quindi il tempo siderale è zero quando il punto gamma passa nel meridiano. Ok? Non so se sembra più confuso. No, non è confuso, è anche confuso. A proposito del tempo, è andato per l'ora zero. Eh no, se tu hai chiesto di approfondire, no, se l'ha, e lui dice no, perché è il tempo siderale. Ho tirato un tranello. Ma poi da qua partirebbe tutta la disquisizione fino ad arrivare al tempo dei nostri giorni. No, possiamo speculare. Ma sì, ma si tratta di mezz'ora, la seconda. Vabbè, facciamo mezz'ora lì e mezz'ora andiamo a vedere la luna. Va bene. Ci sono domande? Volete vedere qualcosa sullo stellare? Mi sembra che abbiamo più. Se ci sono domande cerchiamo di risolverle magari guardando cosa succede sullo stellare. Qual è quello più utilizzato? Dipende qua dagli ambiti. Se io devo. Ecco, tu quando prendi l'effemeride di qualsiasi cosa è sul sistema equatoriale, appunto, perché stai comunicando al mondo qualcosa, e quindi quale usi? Usi il sistema che non dipende da dove tu hai fatto la tua osservazione, quindi usi quello. Il sistema con cui sono costruite tutte le mappe celesti. Esatto.
tutte le qualsiasi età adesso la l'Atlante quelle l'Atlante lo prendi in mano qui a New York come diresti tu ed è sempre lo stesso, è dello stesso Atlante, non devo stampare uno per qua e uno per New York, io do l'Atlante sulle coordinate equatoriali assolute e vale per qua, vale per New York. In realtà notate che lassù ci sono due ascensioni rette e due declinazioni, c'è quella della data e c'è quella J2000. Perché? Perché per la precisione degli equinozi questo punto gamma si sposta e quindi in realtà quando tu prendi un atlante cartaceo è riferito, ad esempio quello del Tyrion è riferito a J2000. Quindi le coordinate che sono di sopra, che sono disegnate di sopra, non sono le coordinate equatoriali di oggi, ma sono quelle del mezzanotte del 1 gennaio 2000. A quel punto, sapendo quanto tempo è passato, io posso calcolarmi il punto gamma come si è spostato e quindi ricalcolarmi con estrema precisione le coordinate equatoriali della data. Lui lo fa in automatico, vedete che sono molto simili. 5 ore 55 e 10 secondi, 5 ore 55 e 47 secondi. 57 secondi, 7 gradi 24 e 25, 7 gradi 24 e 31, ci sono quasi 6 secondi di differenza, a occhio assolutamente, cioè per fare un'osservazione visuale o col binocolo, J2000 a oggi è perfetto, cioè una volta che ho capito dove sono le cose va bene, se devo puntare strumenti molto precisi non va più bene e devo tener conto anche di questi fattori correttivi qua. Sì, però poi in realtà un telescopio non punti mai con le coordinate assolute, ma sfrutti le coordinate di altri noti e quindi lo punti sempre imperativo, tu lo calibri con due o tre stelle di riferimento. Certo, quando adesso stiamo andando a computerizzato, uno le accende, loro cominciano a chiederti, puntami un po' bene, cioè ci si mettono loro su questa stella, ovviamente quelle più luminose, su questa e su questa. Una volta che loro hanno capito qual è la... loro lavorano in declinazione e angolo orario. Per selezionare le monture equatoriali, quelli che invece hanno la monitura alta azimutale lavorano in azimut e altezza. Lasciamo stare un attimo quelli. Infatti chiedono l'ora. Bisogna che chiedano te l'ora, perché in questa maniera passano dal tempo siderale esatto. Sapendo le coordinate, sapendo l'ora locale, passano al tempo siderale. Una volta che loro ti hanno, tu gli hai puntato questi tre astri con precisione. Tu gli dici il primo sta qua, il secondo sta qua, il terzo sta lì, loro si fanno un'idea precisa di qual è il punto zero e anche se la montatura non è perfettamente allineata, perché noi quando mettiamo una, a questo punto si capisce perché le montature equatoriali sono storte quando le vedete, no? Vedete questi telescopi messi sempre su questi sistemi che li fanno andare in modo strano. Non è un modo strano, è il modo delle coordinate equatoriali locali, quindi c'è il disco che è l'equatore e c'è la direzione che è la direzione dei poli. Se io questa montatura non l'ho messa perfettamente allineata, quindi non ho fatto un buon allineamento polare, e lui con queste tre stelle dice non mi torna qualcosa, magari prova anche a compensare il mio errore di setup della montatura. Chiaro, se è minimo magari ce la fa, se è grosso non ce la fa, perché comunque si cominciano a differenziare molto questi due sistemi. Ma guarda Marco, già che c'è questa cosa, aggiungere una cosetta forse perché poi è un argomento che tu hai spiegato benissimo, ma a posto, no? Ci mancherebbe, non è facile, io ho cercato di semplificarlo il più possibile. No, tu l'hai spiegato benissimo, però è sicuramente ottimo. Guardando questa farei notare una cosa, tu hai spiegato che cos'è l'eclittica, no? Dicendo che poi metti un pennino al sole, diciamo, percorrerebbe e disegnerebbe l'eclittica. Qua secondo me si può ad esempio vedere bene un fatto. Allora, qui noi vediamo il cielo come se noi non avessimo atmosfera, cioè ci sono le stelle, no? E c'è anche il sole. Là c'è il punto gamma, se lo vuoi indicare, diciamo l'intersezione tra l'equatore e vedete l'eclittica, no? Che è lo zero, come è stato detto. Vedete che il sole è là. Il sole è là quando è scritto sotto il 21 giugno, cioè il punto gamma è il punto dell'equinozio di primavera, il sole è arrivato è là. L'abbiamo messo al solstizio. No? Al solstizio. E qual è l'ascensione retta? Sono 6 ore, no? Quindi si vede bene come ha descritto l'eclittica in questo quarto di anno, cioè percorso
Il Sole dovrebbe tracciare il passato dal punto gamma, arrivare là e aver percorso un quarto della volta celeste, infatti 6 ore su un quarto. 90 gradi, quindi 6 ore, 15 gradi all'ora, come spiegate, quindi 6 ore. Quindi il Sole, lo solstizio, è lì, significa che siccome noi abbiamo l'atmosfera, le stelle che sono lì noi non le vediamo perché è chiaro, quindi ad esempio Orione non si vede d'estate ma si vede d'inverno, proprio perché il Sole è 180 gradi più in là. C'era la stagione delle costellazioni, c'era nel discorso. Ah, c'era dove dopo. Era il discorso dei tempi, c'era anche la stagionalità delle costellazioni, l'avevamo già introdotta all'inizio a causa della precessione e poi avremmo spiegato anche di quanto e come, perché le costellazioni... Quindi quello che sta dicendo Valerio ultimamente è quello che penso voglia dire, che se tu guardi, giusto per fissare le idee, al meridiano oggi, a una certa ora, dopo 6 mesi, no, dopo 4 ore, dopo un trimestre, sì, dopo 6 mesi è quello che vedi fra 12 ore. Esattamente guardando sempre, invece di guardare a mezzanotte, vedrò le stelle che teoricamente si potrebbero vedere a mezzogiorno. Quei famosi 4 minuti di differenza tra giorno siderale e giorno solare generano proprio questo fenomeno. Quindi ogni giorno, visto che il giorno siderale è più corto, gli astri si presentano in anticipo di 4 minuti rispetto ai nostri orologi. Ok? Quindi vuol dire che ogni sera noi vediamo il cielo 4 minuti di orologio siderali spostato. Ok? Quindi 4 per 15 fa 60, 60 minuti, quindi un grado. Quindi ogni giorno più o meno il cielo si è spostato di circa un grado. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che dopo un mese il cielo ci si presenta davanti ai nostri occhi alla più o meno alla stessa ora, 30 gradi spostato, ovvero 2 ore in anticipo. E questo è il motivo per cui ogni mese noi vediamo il cielo un 30 gradi ruotato. E quindi certe costellazioni che prima le vedevo là in fondo vanno giù e costellazioni che non vedevo vengono su. Ogni mese 30 gradi. 12 mesi, 360 gradi. Mi si presenta lo stesso cielo. Diciamo in tre mesi 6 ore. Sì. 12 mesi, 24 ore o 360 gradi. Sono 45 gradi quello che dicevo. Ho di nuovo il punto vernale. Vedi che io prendo il punto vernale a mezzanotte. Oggi, fra un anno esatto, c'è di nuovo il punto vernale a mezzanotte. Quindi è più o meno a mezzanotte lo stesso cielo. Devo aspettare un intero anno. Questa è la stagionalità delle costellazioni, che è dovuta proprio al fatto che c'è una differenza, che avremmo visto nel discorso dei tempi, tra il giorno medio solare, che è quello che i nostri orologi segnano, e il giorno siderale, che invece è stabilito molto più dalla rotazione terrestre vera e propria. Che però questa è una visione, non è che non la vediamo, la vediamo appunto. Cosa non ne parlerai dopo, quindi non si parla tanto. Ma l'avete chiesto voi! Diciamo, per completare il signor ministro, la rotazione è finita.